Diamo inizio alla prima edizione della manifestazione Le Vie dell'Olio. Sindaco, iniziamo questa 2 giorni la Via dell'Olio, un importante appuntamento per focalizzare l'attenzione su quella che è una nostra risorsa, la nostra ricchezza. Assolutamente sì, sentivo l'intervento ieri di Pietro lì a Set TV, in cui già parlava di numeri e diceva che oltre il 50% dell'attuale oliveti, degli attuali oliveti comunali non sono coltivati, non portano frutto, o meglio non sono potati adeguatamente, quindi non sono stati messi a sistema. Ovviamente si tratta di un bene primario, un bene del quale studi che anche noi abbiamo patrocinato e che tra poco saranno pubblicati su riviste internazionali molto importanti, pubblicizzano anche la sua capacità per le nostre cellule di rinnovarsi, di ringiovanire e di vivere quindi più a lungo. Riteniamo che gli imprenditori agricoli, soprattutto giovani, debbano essere spinti a trovare un ambiente, un habitat favorevole per l'investimento. Riteniamo che l'investimento in agricoltura in questo momento sia il futuro, insieme ad un investimento in termini agrituristici mirati per quanto riguarda anche il glamping, per quanto riguarda diciamo lo sfruttamento anche per finalità ricettive, ma con una tipologia diversa, differente da quella alberghiera, il nostro territorio. Siamo qua per fare con la valorizzazione anche della nostra esperienza amministrativa, portare Ascea verso una modernità di tipo differente, una modernità sostenibile che secondo noi è quel plus che potrà consentirci di fare un passo ancora più importante verso quello che è il futuro Ascea 24-29, la terra del benessere. Noi dobbiamo mettere nell'agenda politica sicuramente l'agricoltura, perché questo ci permette davvero di poter ampliare l'occupazione e soprattutto dobbiamo fare in modo che i terreni che hanno coltivato da sempre i nostri padri continuino a essere coltivati, perché questa è davvero una grande risorsa ed è davvero una contraddizione grande che nonostante abbiamo tante risorse poi non riusciamo ad ottenere il prodotto o non riusciamo a ottenerlo in misura tale da poterlo mettere anche sui mercati, quindi più che altro c'è autoconsumo e c'è la possibilità di vendere, ma poco, quindi bisogna assolutamente fare delle politiche agricole serie. Ovviamente il comune non può essere lasciato solo, perché è necessario ovviamente coinvolgere anche la provincia, la regione, insomma lo Stato, e in questo bisogna fare da supporto soprattutto ai più giovani, perché bisogna creare appunto un luogo dove i giovani possono essere orientati. Ecco, cosa caratterizza il nostro olio? Il nostro olio è caratterizzato soprattutto da un'alta quantità di polifenoli, di olio cantale in particolare, che è una molecola molto simile all'ibuprofene, quindi con spiccate proprietà antinfiammatorie, e di cui in particolare la pisciottana è ricca, l'olio della pisciottana è ricca, a patto ovviamente di una buona produzione dell'olio, no? Di tutti i meccanismi che poi portano al prodotto finale. E si è visto proprio come anche in pochi giorni può cambiare l'assetto lipidico nelle persone che non hanno in precedenza utilizzato questo tipo di olio e che invece quando lo utilizzano vedono cambiare i loro parametri lipidici e quindi probabilmente anche il loro rischio vascolare